Vediamo oggi un attimo, prima di tutto, come impostare in un modo confortevole l'interfaccia di OneDrive. Allora, questo qua per esempio può essere uno degli schemi. Supponiamo per esempio che voi volete riorganizzare un attimo il vostro ambiente di lavoro in un modo per voi più pratico. Ad esempio questa barra molto spesso è troppo grande e molte persone preferiscono cambiarla. Vediamo un attimo, per esempio, se voi andate sotto View, Panel Setting, potete comodamente cambiare come meglio credete l'impostazione. Vedete che ci sono anche una serie, potete anche controllare così, e come dicevo, vedete che ci sono anche una serie di funzioni che a oggi, per esempio, non sono introdotte, per esempio come possiamo introdurre i vostri favoriti, ok, con i cataloghi e così via. In questo caso a me non mi interessa. Possiamo tenere poi pannelli storia. Abbiamo tutta una serie di funzionalità, possiamo scegliere come meglio impostare il tutto. Abbiamo, come vedete, varie attività, ok, per esempio, e abbiamo tutta una totale flessibilità come meglio vogliamo per fare in modo di inserire, di impostare al meglio l'impaginazione come volete, vedete qua possiamo mettere sopra e sotto. Questo totalmente flessibile. Ok? Per cui cercate di impostarlo come meglio credete, visualizzate quello che volete, togliete quello che non volete e questo è tutto. Perfetto, vi ringrazio, arrivederci.